Ciao, qui Eliprandi. Prima di tutto, devo dire che questa volta mi sono ricordato che dobbiamo salutare un po' di persone. Le saluteremo un po' in ogni video. Oggi salutiamo Yuri e Co. e Asia Di Maggio. E insieme apriamo le bustine di Doragon. Qualcuno ci ha richiesto di vedere come sono fatti questi Doragon. Io ho visto soltanto la pubblicità in TV per adesso. Allora, di sicuro sulla bustina vedo il marchio Jedis e anche il marchio della Draco. Per intenderci, Draco sono quelli dei Predasaurs, ma anche quelli della nuova serie di Virus Attack, che io preferisco di molto ai Predasaurs. E questi sono i Doragons. Allora, so che c'è di nuovo un gioco del tipo sasso, forbici, carta, la molla cinese per intenderci. Quindi abbiamo tre regni, uno blu, uno rosso e uno verde. Direi che quello verde batte quello azzurro batte quello rosso batte quello verde. Quindi potremo giocare con questi personaggi secondo queste regole, oltre a collezionarli. E qua sulla bustina dice che ce ne sono più di 200 diversi. Beh, sono proprio curioso, vediamo un pochino come sono. Apriamo la prima bustina. Allora, cosa trovo qua dentro? Oh, c'è un guscio d'uovo di dragone. Mi ha sorpreso, la bustina è proprio diversa da come mi aspettavo il contenuto. Vediamo un po'. Questo è il foglietto che troviamo insieme, dove ci raccontano qualcosina del mondo dei Doragons, che io non leggerò tutto, però posso metterlo a fuoco e potete leggerlo voi se volete. Qua dentro vediamo i Doragons che sono disponibili per adesso, quindi abbiamo questo regno qui, quello rosso, quello azzurro e quello verde. E abbiamo, direi, proprio come per la nuova serie di Virus Attack, abbiamo un eroe per ogni regno e poi tutta una serie di dragoni e mostri vari. E qua dietro ci spiega come funziona il gioco. Allora, noi dobbiamo chiudere il dragone dentro l'uovo, possibilmente, direi. E ora che l'abbiamo chiuso dentro... Ok, sì, praticamente qua c'è una specie di diserratura, carino, cioè l'ovetto, vediamo un po' se è a fuoco, scusatemi, ma se è a fuoco, ma adesso sì. L'ovetto qui ha questa specie di serratura, cioè quello che sembra un osso per cani, da impugnare e girare un dischetto. Se lo giriamo da questa parte il guscio di uovo sarà chiuso, l'uovo non potrà aprirsi, da questa parte invece sarà possibile aprirlo. Direi che dovrebbe funzionare così, se ho intuito giusto. Infatti così non riesco ad aprirlo. E così sì, quindi funziona. Allora, io direi che il nostro gioco potrebbe funzionare in questo modo. Vediamo se ho intuito giusto. Chiudiamo il nostro dragone a sorpresa nel guscio. Quindi il nostro avversario non deve vedere chi abbiamo rinchiuso noi. E noi non dobbiamo vedere chi ha rinchiuso lui. Poi possiamo tenere l'uovo chiuso così quando ce lo portiamo in giro, in modo da non dover temere che l'uovo si apra e non perderemo il nostro dragone. Mentre invece per giocare giriamo da questa parte la serraturina e dobbiamo soltanto buttare in terra l'uovo e uscirà il dragone. E così io saprò che dragone ho buttato in terra, il mio avversario avrà buttato il suo e secondo queste regole capiremo chi ha vinto. Quindi se io ho buttato ad esempio un dragone rosso e lui ha buttato un dragone verde, in questo caso avrò vinto io. Allora, guardiamo un pochino i dragoni, adesso che sono l'attrazione principale di questa serie. Mettiamo a fuoco. Allora. È un dragone piccolino. Ah, è carino, ha le alucce morbide, così non si rompono. E questi occhioni da gatto. Vediamo un pochino di chi si tratta, però. Se riusciamo a capirlo secondo il nostro manualino qua dietro. Allora, chi può essere di questi che guarda in giù accucciato e ha queste due luci gialle? Sapete che io in questo momento non riesco a vederlo tra questi. Allora, se qualcuno di voi ci vede meglio di me e ha voglia di scrivermi qua sotto chi ho trovato. Allora, questo è il mio primo dragone e l'altro dragone che ho trovato è questo. Carino, è molto diverso dall'altro, quindi c'è una bella varietà. Sono personaggini semplici, però ne troviamo due per bustine, non uno solo, che è una cosa piacevole.
Quindi con una bustina noi e una bustina all'avversario abbiamo già qualche possibilità interessante di gioco. E poi, di chi si tratta questo qui? Chi è? Vediamo un po' se almeno lui riesco ad intracciarlo. Ma apriamo l'altra bustina, va, facciamo così. Quindi ho trovato due dragoni e un uovo dentro la prima bustina. Procediamo con la cattura della seconda. Devo confessare che dalla pubblicità in TV non avevo capito che il gioco funzionasse così e non avevo capito che la bustina contiene due dragoni. Quindi sono piacevolmente sorpreso. Allora, no, non è doppio, bene, ho visto gli stessi colori per un attimo. Ho temuto che si trattasse di un doppione, ma non è così. Il volantino chiaramente sarà lo stesso di prima. Chi è questo dragone nero così cattivo? Questo qui direi che è malvagio, eh? È carino, sono morbidelli, ma non sono fatti male. Lui ha questi occhioni azzurri. Ed è in una posizione di volo, direi. Ma è carino. E lui, che ha gli stessi colori del primo che ho trovato prima, anche lui sembra in posizione di volo. E questo grosso becco pericolosissimo. Allora, direi che questi due sono dello stesso regno, chiaramente. E anche questi due potrebbero essere dello stesso regno, perché hanno i colori invertiti, ma si tratta... qua non è a fuoco. Ecco qui. Si tratta della stessa gamma di colori. Quindi, allora, facciamo così. Questo è legno rosso, questo è il legno azzurro. Allora io chiudo il mio dragone rosso nel guscio. E ovviamente al mio avversario non dico che sto per gettare un dragone rosso. E lascio il guscio in modo che si possa aprire, altrimenti quando lo lancerò in terra non uscirà niente da lì. Metti a fuoco. Ecco qui. Poi il mio avversario, io faccio finta di non sapere chi sia, racchiude il suo dragone dentro il suo ovetto. E di nuovo questo ovetto va lasciato in posizione aperta, così che si possa aprire, altrimenti quando lo lancio in terra non esce proprio niente. E poi si gioca e buttiamo in terra i nostri due gusci. Questo devo buttarlo con un po' più di energia, ecco qua. Visto che sono usciti, beh, lo sapevamo già prima, ma facciamo finta di non saperlo. È uscito un dragone blu, mettiamolo a fuoco di nuovo, che è brutto quando l'immagine non è a fuoco, e un dragone rosso. Quindi, noi sappiamo che il blu batte il rosso, quindi ha vinto lui. Allora, questo è il nostro primo assaggio di Doragon. Le bustine sono più interessanti di quanto pensassi, perché è carino il fatto che in una sola bustina troviamo ben due draghi e un uovo, e l'ovetto è anche fatto carino con questa specie di serratura. Se lo mettiamo chiuso in modo che non si possa aprire, possiamo portarci dietro i nostri Doragon senza paura di perderli. Vediamo un po' se riesco ad abbassare l'inquadratura. Ecco qui. Questo è stato il nostro primo assaggio di Doragon. Cosa ve ne pare? Io li ho trovati carini, decisamente. Ciao!